A nome del Centro di Pastorale Familiare vorrei presentare una iniziativa che insieme con il Vescovo Marco abbiamo pensato per questo anno pastorale riguardante proprio il riferimento al secondo anno della sinodalità. Il cammino sinodale della Chiesa, infatti, in questo secondo anno chiede a tutte le diocesi, le chiese, le unità pastorali e le parrocchie di aprirsi ai tanti mondi che guardano con curiosità, attenzione e speranza al Vangelo di Gesù, eppure molto spesso lontani e non coinvolti da questa realtà nelle esperienze di fede. Tanti di questi mondi non si sentono ascoltati per sostenere le loro problematiche o le loro sofferenze, i loro sogni anche. E il Vangelo di Gesù per loro rimane molto spesso lettera morta. Riteniamo importante, allora, aiutare il cammino di queste persone, di queste famiglie, per ritrovare la strada della vita, della fede, della bontà, della pace. L'indicazione è quella di creare cantieri nelle case, con lo scopo di costruire esperienze di vita positive. Il centro nostro della pastorale della famiglia costruirà ogni po' di tempo alcuni cantieri che sostituiscono quelle che erano le osi di spiritualità riservati appunto alle famiglie con riferimento a delle coppie bibliche e con degli atteggiamenti che riguardano appunto la vita anche delle nostre famiglie, vale a dire l'ospitalità, l'ascolto, le relazioni, la fede. Sarà proposto un breve video, posto di volta in volta sul sito della nostra diocesi. Il cantiere potrà essere usato dalle singole famiglie o anche dalle singole persone o da gruppi di famiglie che si ritrovano in una casa o anche per indirizzare e orientare quelli che sono i cammini di incontro e gli incontri di fede per i gruppi familiari delle parrocchie. Il primo cantiere che presentiamo è la casa di Abramo e Sara e l'atteggiamento di riferimento sul quale riflettere è l'ospitalità. Vieni Santo Spirito, illumina la mente e il cuore perché sappiamo accogliere la tua grazia e la tua parola. Iniziamo i cantieri nelle case. Il primo cantiere che proponiamo è la casa di Abramo e Sara, luogo di ospitalità. E iniziamo osservando prima di tutto i personaggi di questa azione, di questa esperienza in una icona. L'icona presenta Sara, che vediamo all'estrema sinistra, ritirata nella tenda, che sorride al discorso che sente fare dai tre angeli pellegrini del figlio che partorirà, lei che ormai è anziana. Per Sara avere un figlio è impossibile, ma proprio dove non c'è nessuna soluzione logica umana, lì si svela la forza dello spirito. Sara e Abramo, pur essendo vecchi, per intervento dei tre angeli, avranno un figlio. Abramo, invece, è già in movimento per preparare l'accoglienza, tiene infatti in mano il pane e la brocca dell'acqua. Sara è, in vero, in una posizione ambigua. Non si sa se si stia ritirando o stia uscendo dalla tenda. È il dramma dell'umanità, che rispetto alla vita può solo esprimere la propria impotenza. Dall'altro lato, verso il fondo, vediamo Maria che accoglie, apre il mantello, è il gesto dell'accoglienza, e sta per avvolgere nel mantello il rotolo del libro, il Verbo, con chiaro riferimento al Figlio di Dio che scende dal cielo.
E mentre Sara tiene la tenda nelle mani e non si sa che cosa faccia, Maria invece accoglie subito la parola. Abbiamo poi tre personaggi sconosciuti, qui raffigurati come angeli, giunti alla tenda di Abramo, che rappresentano notoriamente la Trinità. Il primo angelo da sinistra è il Padre, quello con parte della veste rossa, colui che rivolge a noi con il suo occhio il suo sguardo misericordioso. La figura di Dio Padre si fa conoscere tramite la sua mano. Anche noi riconosciamo il Padre attraverso le sue opere, cioè la creazione e la redenzione. Qui la mano accoglie la risposta dell'uomo. Dio che si fa ospite dell'uomo e l'uomo che lo accoglie. E mentre Abramo accoglie gli ospiti, egli stesso è già accolto dai pellegrini, perché l'ala dell'angelo, ossia del Padre, lo prende sotto la sua protezione. Dietro si intravede la quercia di mambre con le foglie verdi che dovrebbe richiamare, secondo la tradizione, l'albero dell'Eden e anche l'albero della croce. L'unico angelo che si vede per intero è lo Spirito Santo. Nella Bibbia lo Spirito Santo non è mai un soggetto che riceve qualcosa. È sempre, al contrario, al servizio del Padre, del Figlio o della santificazione dell'uomo. In questo senso è il più vicino alla terra ed è il comunicatore per eccellenza della volontà divina. Nell'immagine lo Spirito Santo si rivolge già alla Madre di Dio, cioè indica colei che sarà la dimora di Dio nella pienezza dei tempi. Lo Spirito Santo indica Maria come abitazione di Dio. Lì, nella persona umana, Dio trova la sua dimora. E questo è anche il messaggio natalizio. E dopo aver dato un riferimento alla icona che ci ha introdotto nel nostro cantiere, ora proponiamo alcune riflessioni che possono essere utili per attualizzare questa esperienza per la nostra famiglia e per il nostro cammino di vita. Abbiamo visto che Abramo e Sara sono anziani e sterili. La promessa del tanto desiderato figlio non si è realizzata nella loro vita. Portano dentro nel cuore la delusione della promessa di Dio, che aveva loro promesso una discendenza. E questo è diventato anche la loro vergogna. Il racconto dice, nella riflessione appunto dell'incontro di Abramo e Sara con i tre angeli, il racconto dice che quella era l'ora più calda della giornata, il mezzogiorno, quando tutto è immobile, non c'è vita, tutto è fermo. Abramo e Sara siedono, fermi, tranquilli, all'ingresso della tenda. La tenda è un'abitazione anche di per sé molto fragile. Basta infatti un soffio di vento, un po' gagliardo per rompere la tenuta, che non può essere forte, dunque stabile, la tenda come luogo di vita. È simbolo della nostra vita, che è in se stessa debole, che cade con facilità. In questa tenda di fragilità noi possiamo mettere tutte le nostre fragilità, relazioni familiari fallite, malattie fisiche, anche malattie psicologiche, depressioni, l'educazione difficile dei figli, il lavoro, i problemi economici. Ma in queste fragili tende può avvenire la grazia di una visita di Dio. Può avvenire avvento
qualcuno che viene. Abramo alza gli occhi e questo permette di far ripartire la sua vita di coppia. Corriamo sempre il rischio di tenere lo sguardo fisso sulle nostre sterilità, sui nostri problemi? E allora in queste situazioni spesso il male, il negativo prevale. Alzare gli occhi è un gesto di apertura. Abramo si accorge, vede la visita di questi tre misteriosi pellegrini, dei tre angeli divini, e corre loro incontro. Pensiamo, da una situazione di stallo in cui tutto è fermo, statico, adesso invece tutta la scena si mette in agitazione, diventa viva. Abramo corre incontro ai pellegrini per accoglierli e coinvolge subito la moglie. Si mette al lavoro per l'ospitalità, un po' come fa Marta con Gesù a Betania. È l'esperienza dell'ospitalità, della mutua accoglienza. Abramo chiede a questi tre ospiti misteriosi di fermarsi per poter dar loro una ospitalità succulenta, addirittura uccidendo il vitello grasso. In pochissimo tempo la scena si è rovesciata. Prima sterili, poi rianimati, perché hanno accolto questi tre pellegrini e da questi tre pellegrini vengono visitati. Vediamo come si comportano i visitatori. Sono molto garbati, si fermano a distanza, non avendo la possibilità di bussare alla porta e chiedere permesso. Anticamente i visitatori si fermavano a distanza e aspettavano che il padrone di casa, il padrone della tenda, desse un cenno per dire venite e così lasciarsi ospitare. Quando anche noi andiamo da qualcuno nella sua casa, nella sua vita, accettiamo anche che l'altro possa fare qualcosa per noi. Qui i tre pellegrini permettono ad Abramo di offrire la sua accoglienza. Non sono protagonisti. E questo è molto importante. Quando entriamo nella vita degli altri, dobbiamo sempre andare in punta di cuore, mai essere invasori dello spazio di vita degli altri. Dobbiamo essere molto prudenti e delicati. Questo è l'esempio e lo stile di come dovrebbe essere anche la nostra ospitalità.